E questa è Roma, Piazza De Ricci, come vedete. Guardate che deliziosa piazzetta, perché stiamo andando al Teatro dei Cappellari, in via Cappellari 93, a vedere uno spettacolo molto sui generis. Le tue debolezze sono le forze che ti dai per vivere. Ed eccoci dentro il Teatro dei Cappellari per la prima di Batuffoli Essenziali. Le meduse immortali sono graziosissime. Un esemplare adulto è grande più o meno quanto un'unghia e ha tentacoli sottili come capelli. Quelle che vivono nelle acque più fredde hanno la campana rosso vivo, mentre le altre, quelle più comuni, sono di un bianco traslucido e hanno contorni così delicati che al microscopio sembrano un merletto. Non hanno fretta di andare in nessun posto. Cerco creature meravigliose. Cerco meduse sconosciute. Dedico tutta la mia vita a queste piccole creature, pattugliando le spiagge ogni giorno. Indosso sempre sandali di gomma, indispensabili per entrare in mare. Mi chiamo Medusa Scarlatta e sono una creatura minuscola, ma con un segreto speciale che nessun altro possiede. Posso... sì. Posso ringiovanire. Molte persone, ad una certa età, si preoccupano di ringiovanire delle apparenze. Vorrebbero tornare quelli che erano almeno 20 anni fa. Allora si tingono i capelli, si fanno stirare le rughe, vestono all'ultima moda. Ti vengono incontro con un passo agile e da lontano sembrano quasi dei giovanotti. Poi cominciano a parlare usando espressioni d'altri tempi. Fanno dello spirito alla Petrolini. Sono pieni di preconcetti di ogni genere. Ignorano qualsiasi cosa della vita di oggi. Hanno curato il loro aspetto esteriore, ma dal di dentro sono già morti. Conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare. Sorridi e sentirai l'effetto benefico che ha dentro di te. Quasi un toccasana. Fai la prova. Esci e sorridi a chi incontri. E osserva la loro reazione. Sorriso
che esaltano la tua personalità, la tua vita essenziali. Sono le parole di chi ti sa ascoltare, sono lo squillo del telefono quando ormai non ci speravi più, non ci speravi più, ma tu follia essenziali. Le tue debolezze sono le forze che ti dai per vivere il presente senza tradirti mai, senza tradirti mai. Armando Pizzuti, l'attore di questi batuffoli essenziali che avete appena visto. Molto bello. Come ti ha toccato emozionalmente? Beh, è una bella emozione perché comunque dice delle verità molto importanti, che spesso noi siamo attratti da tutto ciò che è esteriorità, invece se guardassimo un po' di più dentro di noi tutto sarebbe più bello e anche più facile a volte. E questa è Chiara, guardate che meraviglia, questo gioco di Mare Rosso. Vai. Vai. Grazie. Chiara? Basile Fasolo. È la bellezza di certe riflessioni che si fanno troppo poco, con batuffoli essenziali. Esattamente, sì. Sono piccole pillole di piccole saggezze per riflettere sulla vita, sulle cose importanti. Annadella Serra Visconti nel Teatro dei Cappellari, dove appena reduce dalla performance Batuffoli Essenziali. Annadella, come voi tutti saprete, è il medico più bello della televisione. Annadella, non sapevamo, sappiamo che sei estremamente versatile, che fai delle cose meravigliose nel campo della medicina estetica, ma non sapevamo che fossi anche capace di scrivere delle cose così interessanti e così che ti lasciano pensare, e che sapessi cantare e suonare la chitarra. Com'è nata questa idea di Batuffoli Essenziali? Beh, questa idea è nata perché occupandomi di benessere penso che il benessere passi attraverso l'arte, che poi diventa un'esigenza non soltanto per le persone, diciamo, che la vivono normalmente, ma anche proprio come medico, quasi come prescrizione medica. Prescrivo l'arte per il benessere, e quindi è nato questo mini performance, chiamiamola così, in cui ho unito due parole, batuffoli, che sta per la leggerezza ma anche per la vanità, sappiamo che con i batuffoli ci si strucca anche, essenziali, perché si può anche andare all'essenziale, cioè la nostra vita unisce leggerezza e profondità insieme. La potenza di un sorriso, se sorridete la gente si aprirà. Direi che il sorriso è sicuramente il lasciapassare più importante, e ciò che ho voluto dire con questa performance è che la leggerezza che tutti noi abbiamo è fondamentale nella vita, così come l'andare in profondità delle cose. Ma sarà poco bella Roma, guardate che squarci. Siamo appena usciti dal Teatro dei Cappellari con la testa piena di batuffoli essenziali, la bellissima pièce di Annadella Serra Visconti, e ci incamminiamo verso casa.